Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro Andralink 9111 Galaxy Big Bang. Direi che la squadra, insomma, si è ben allenata. Siamo a livello 44, se non sbaglio, in totale. Quindi, insomma, ho affrontato un bel po' di sfide. Ho fatto tutte quante le sfide lì in riva al fiume. E ne ho anche fatta una dell'NPC che c'era lì al Popolo dell'Acqua. Quindi, dopo ovviamente questo capitolo continuerò a fare altre sfide, non so se qui ce ne sono altre, ma a quanto pare dobbiamo andare oltre le montagne per questo episodio, quindi non so se riuscirò a fare la partita in questo, comunque sia, cercherò, ci proverò se ci riusciamo bene, se non ci riusciamo avrò un motivo in più per continuare ad allenarmi. Questo già mi ricorda Bomberman 64. Non scherzo ragazzi, c'era un livello in Bomberman 64 dove c'era la lava dentro un vulcano, mi sembra, e c'erano appunto questi carrelli da minatore che tu dovevi far cascare e mentre i carrelli da minatore correvano, tu dovevi andare sul percorso delle rotaie, far esplodere la bomba e per far passare il carrello. È stata una figata assurda quel livello. Comunque sia, vediamo un po' che succede. Ma che è sta roba? Qui è tutto pieno di magma. Beh, certo, che ti aspettavi? Siamo su un pianeta super rovente. Quindi questa dovrebbe essere la Torocco Road. Ah, non è che Torocco sta a indicare il fatto che siamo in una miniera? Può essere? Comunque sia, dai. Lei non sembra molto entusiasta di questa cosa. Tsurugi invece è molto confidente, anche se comunque sia sappiamo che non è il vero Tsurugi. La Torocco Road è un'area che hanno creato la tribù occidentale, ovvero quella che non ha le ali. Sì, per forza. Ma quindi estraggono il carbone? E si assicurano la vita trasportando minerali da sottosuolo. Ah, ecco come sopravvivono allora. Non proprio come uccelli, praticamente. Con i minerali che trovano nel sottosuolo. Beh, bravi. Certo, poi dipende se ti piace la vita agiata, tipo la città, cose varie, che comunque sia è sempre un po' più frenetica, oppure la vita di campagna, dopo il duro lavoro del raccolto, insomma, è la vita un pochino più lenta, diciamo. E tu come fai a saperlo? È vero, come fa a saperlo? Ho sentito delle persone in città. Oh, certo, ovvio, no? Interessante il metodo. È strano, però, non dovrebbe esserci un altro modo? Quindi bisogna colpire con la palla gli switch per far attivare le rotaie. Ovvio, questo era chiaro. Mi ricorda anche questa parte Yokai Watch. Uno dei tre è uguale. Tanto c'è sempre lo stesso livello della grotta al Monte Selvoscura con il carrello da minatore. Sì, siamo dei babbalei, Tsurugi, perché ci abbiamo creduto. Oh, signore, lei? Ah, e con questo si attiva. E ora si gira. Ah. Ma se io volessi andare invece per dritto? No, meglio qua. Qui poi c'è un altro punto di sfida, ma non lo facciamo. Non vedo neanche qual è perché per non perdere tempo, ragazzi, mi scuserete, ma abbiamo cose più importanti da fare. Ma c'era anche in Inazuma Eleven 2 tipo una cosa del genere di colpire le fiamme. Sì, Inazuma Eleven 2 Go, ovviamente. Di colpire le fiamme nella Cina, mi sembra. Nel periodo dei Tre Regni. Per attivare appunto lo switch. Ah, ma qui ecco c'è questo. Però prima di andare di qua vorrei andare da un'altra parte. Vorrei provare ad andare qui, su questo, perché vedo che c'è là sotto, a parte che c'era qualcosa che poteva interessarmi. Ok. Qui c'è questo, bene, questo mi interessa molto. Una collana. Che poi non serve neanche prenderlo da qui, perché bisogna fare un altro giro, bisogna fare per arrivare di là. Quindi andiamo intanto a destra, poi andremo anche a sinistra comunque sia. Ci sarà un modo per tornare. Qui si può scendere, bene. Era questo che mi interessava, fare di là. Scendere. Vabbè. E qui bisogna per forza. Per forza no, però. Prendiamo questa strada. Perché
Intanto. Ok, per di là si arriva dove dobbiamo arrivare. Ma io non ci voglio andare subito. Voglio prendere tutto. Quello cos'era? Un lavottino? Se vi ricordate su Pokémon Rubino e Zaffiro c'era il lavottino di cuor di lava. Ah, vedi che funziona anche così funziona. Facile. Beh, il meccanismo era piuttosto semplice, no? Ora. Vorrei un attimino recuperare. Ah, ma qui è chiuso. Quindi devo attivarlo per forza di là. Uffa! Oh, ora. Andiamo di qua. Tutto questo solo per uno scrigno che magari ci sta manco niente, l'importante alla fine. Asterisk rock. Roccia asterisco? Beh, mai vista, mai sentita. Può essere una mossa vecchia che però in giapponese era chiamata in altro modo, quindi non ce lo sapevo. Eccoci qua, questo è il carrellino che ci serve per arrivare a destinazione. Che ci sarà mai qui? Ma è piuttosto altino qui. E sotto c'è il magma, di certo è una strada molto pericolosa. Che si fa? Beh, si va avanti, no? Quindi ci può andare solo una persona per volta? Due per volta. Oh, ma questo qui... No, farà saltare in aria tutto quanto! Non... No, ecco quindi cos'era quello della preview dello scorso episodio! Bene, andiamo. Vedi, proprio li vuole uccidere proprio. Switch on. Eccola là. Ma non si sono accorti che c'era qualcuno di là? A voglia urla. A voglia urla i loro nomi, Arion. Ovviamente si salveranno in qualche modo, ma come? Earth Eleven, ci porti la salvezza o il disastro? Cos'è stato? Non lo so, se non lo sai tu. Sono salvi, ovviamente. Tranne i buchi che ha la faccia spiaccicata a terra. Ah, ti sei svegliato. Che è successo? Insomma, siamo cascati. C'è stata un'esplosione e siamo cascati qua sotto. Sembra una scogliera. Una scogliera, una parete alta. È un po' difficile risalire. Ehi ragazzi! Non vi sentono. Non c'è nulla da fare. Non abbiamo scelta. Ci arrendiamo o andiamo avanti? È ovvio che andiamo avanti. Avvisiamo gli altri che stiamo bene tramite Lina Link. Ah, quindi c'è campo. Anche su questo pianeta c'è campo. Vabbè, dai. Comunque sia, sono salvi. Sani e salvi. Oh, giochiamo con loro due ora. Bene, arriviamo a quel punto. Però prima, secondo voi, cosa si fa? Un esplorino tattico, è certo! Forse questa è una di quelle cose che se non prendi qui poi non prendi mai, anche se dubito. Perché se ce l'hanno messa ci puoi ritornare quando vuoi. E infatti la chiave non ce l'abbiamo. O forse non è con noi in questo momento. Guarda un po'. Dappertutto ti rimettono. Ryusei Blade! Oh, meteora dirompente! Cavolo, quanto è bella quella tecnica. Lo so che siete stanchi, ragazzi. Correre con questo caldo non è facile. Riccardo? Ora c'è il momento toccante. Credi veramente a quella storia? Quale storia? Ah, la storia di Temma, sì. Come fai a credere che un tipo di nome Katora possa salvare la galassia? Temma penso sia in grado di gestire qualsiasi situazione difficile gli si pari davanti, quindi secondo me se c'è qualcuno che può farcela, quella è lui. Un po' come per questa squadra che all'inizio era piena di dilettanti. Tuttavia Temma ci ha creduto e guarda un po' dove siamo arrivati. Per questo che ci credo. Allora crederò anch'io al capitano. Ah, arrivano i soccorsi. I soccorsi alati.
E quello chi è? Forse è uno della tribù occidentale. No, orientale, perché non hanno le ali. Cioè, orientale ha le ali, mentre occidentale no. Ha enormi zanne su ali di sette colori. Cosa? Infatti è quello che mi chiedo anch'io. Terrestri, salite sulla mia schiena. Come? Wow! Tranquillo, vi porto in salvo. Però non ho capito la cosa delle sette, delle ali di sette colori. Quindi ora siamo nel paese d'oltre le montagne, quello dove stavamo cercando di arrivare. Dobbiamo dirlo a Tem e gli altri, ovviamente. Gli ospiti sono stanchi del lungo viaggio, quindi fateli riposare, in poche parole. Usa un lessico particolare, dei kanji che non credevo neanche esistessero. Tipo quella specie di due, non l'avevo mai visto. Davvero, molto strano. Comunque sia, sembra che l'abbia presentati a quei due ragazzi lì, quel due. Sono un anziano della tribù Logros. Logrowth. Quindi voi siete quelli che hanno rinunciato alla tecnologia, ovvio, no? Qualcosa da farvi vedere? Io vi aspetterò. Ah, lui si chiama Logrowth, non la tribù. Quindi c'è una casa dove ci deve far vedere qualcosa e lui aspetterà lì. Dobbiamo incontrarlo quindi a casa sua. Quindi ci vuole raccontare una storia e ci aspetterà lì. Mi sa che dobbiamo andare a sentire questa storia allora. Guarda che posto bellino. Attenzione. Praticamente ora gli altri cavoli loro, noi siamo qui per i fatti nostri. Ah, sì, se abbiamo affrontato delle sfide, ovviamente. Andiamo un po' a difesa. Screwdrive? Non ho idea. Andiamo un po' a sentire cosa da dirci. Ah, bel posticino, eh? Ti tratti bene, pure cose d'oro. Qualche. Ma le katane! Come le impugnate le katane? Sto iniziando a pensare che le ceste d'oro si possono aprire solo sconfiggendo le squadre che troviamo lì a Sasanara. Però non so quale via, se quella sopra o sotto. Quella sotto è l'unica accessibile al momento, quindi spero che sia quella sotto. Almeno così le affronto e poi posso aprire tutte quante le ceste d'oro. Anche se non credo, perché le ceste d'oro hanno sempre qualcosa di importante dentro. Allora, adesso ve lo chiedo di nuovo, perché siete entrati nel nostro territorio? Abbiamo una cosa da chiederti a proposito di questa stella. Sai se c'è nascosta una pietra rossa? Una pietra rossa? Perché cerchi una pietra rossa? Ci serve per salvare l'universo. Cosa? Beh, era più galassia, questa galassia, però. Sì, penso sia galassia e non universo allora a questo punto. Perché l'universo si estende a tutto l'universo, mentre la galassia no, si estende solo alla galassia, quindi. Per noi è sbagliato in partenza decidere quale pianeta sopravvive e quale no in base a una partita di calcio. Se ci fosse questa pietra rossa sarebbe possibile salvare l'intera galassia senza questo inutile torneo di calcio. E qual è il piano? C'è una ragazza che comunica con noi da un pianeta lontano, da un posto lontano che non conosciamo. Ha detto che ci sono quattro pietre della speranza e che riunendole possiamo salvare l'intera galassia. Ci ha detto quindi di cercare una pietra rossa su questo pianeta. Quindi quella pietra rossa. Non ho capito. Se ne sa qualcosa, per favore, me lo dica. Mi dispiace, ma non ne sappiamo nulla. Ma come? Questa storia dell'incredibile salvare la galassia è impossibile. Il fatto è che è un mio amico che sta comunicando con questa ragazza, quindi io non so proprio tutto. C'è chi dubita di quello che dice, ma io voglio credergli. Ma forse ci sta mettendo solo alla prova. Una ragazza misteriosa. Questa storia è un po' strana. Shindo, ho capito bene? Cioè, ti chiami Riccardo, giusto? Sì. Ho già visto quelli come te. Tu sei uno di quelli che desidera ardentemente essere guidato dalla tecnologia? Può essere una cosa del genere? Ah, forse vi ho visto nella città della tecnologia. Perché non capisco bene tutto, quindi dovrei essere traduttore, ma non c'ho voglia. Vediamo un po'. È la tribù occidentale. Ah!
Ah, forse sei fatto visita a quelli che si fanno guidare dalle macchine, ok. È mio figlio Albega che li guida? Quindi Albega è il figlio. È suo figlio. Oh, hai capito? Ci dice che lui in realtà nega la meccanizzazione, ma non è vero, c'ha le braccia meccaniche, a meno che non siano finte. Abbiamo membri che promuovono le macchine per il torneo. Oh, quindi Albega sta dicendo che vuole sconfiggere chi usa i totem e chi usa le macchine. Dimostrerà che la tribù alata è più forte. Ma se lui ha le braccia meccaniche. Qui ho capito dov'era l'errore. In poche parole, lui sta dicendo che dimostrerà che la tribù alata non è la più forte, mentre quella delle macchine lo è, perché entrambi volevano partecipare al torneo, dato che comunque sia stanno contro le due fazioni Oriente e Occidente. Quindi quello che Albega dice è: dimostreremo che la tribù delle macchine è più forte e non che lo è quella alata. Il discorso era questo, mi sono confuso due o tre parole. Viviamo fianco a fianco con la natura. Ma che discorso è? Anche i fiori prima o poi muoiono, è il ciclo della natura. Dove stiamo andando a parare? È stato bello parlare con te. Ma quindi io non ho capito, cioè lui sta dicendo che le macchine sono superiori, ci ha detto a noi, però ora sta dicendo che è meglio la tribù delle ali? Forse mi sono confuso qualche termine, ma non mi pare. Vabbè, dopo comunque sia, nel caso metto qualche nota se c'è qualche errore. Anche i totem sono un simbolo della natura. Sì, penso di sì. Che tipo di posto è il pianeta da dove venite voi? Sicuramente è un bel posto. Sì, la Terra è un posto verde e rigoglioso. Noi terrestri non possiamo volare nel cielo, ma ci calma guardarlo? Una cosa del genere. Quindi anche voi vivete con la natura. Beh, una mezza specie. Arfileven, voglio combattere al vostro fianco. Come? Forse vuole. Non è proprio che vuole combattere con noi. Vuole darci il suo supporto. Combatteremo con tutte le nostre forze e vinceremo. È una promessa. Prima che ci lasciamo, ho una cosa da dirvi. Di cosa si tratta? Aspettatemi davanti al cancello. Oh! Chissà cosa vorrà mai dirci. Allora, ragazzi, noi che facciamo qui? Aspettiamo ancora un po'? Sto arrivando al limite. Dobbiamo muoverci e trovare Shindo. Il sole tramonterà tra 32 minuti e 35 secondi. Muoversi col buio potrebbe essere pericoloso. Beh, che si fa, capitano? Oh, ragazzi, un messaggio su Lina Link da parte di Riccardo. Sì, Shindo, Riccardo, a volte lo scambio. Sembra che stiano entrambi bene. Dice nulla sulle pietre? No, forse no. Ah, ha detto che non ha trovato nessun indizio sulla pietra rossa, quindi che ci stiamo a fare qui, capitano? A questo punto torniamo al Galaxy Notte e finiamo qui la giornata. Beh, sì, Shindo e Ibuki hanno lasciato la squadra, vabbè. Arriviamo un po' alla strada al contrario, mo. Ragazzi, siete bagnati fradici. Grazie al cavolo, col caldo che fa qui. Allora, ogni modo, direi che possiamo anche saltare questo dialogo alquanto inutile, perché si vede che è inutile. Sicuramente ora JP farà portiere per questa partita. Perché Riccardo e Ibuki stanno di là. Dobbiamo allenarci per la nostra. Per aumentare la resistenza. Sì, perché comunque sia. Su questo pianeta non è facile resistere al calore. Dobbiamo abituarci. Anche se non ci sono Shindo e Ibuki, comunque sia. Ah, il giorno della partita. E beh, non è facile, ragazzi, senza loro due, eh. L'anziano c'è una cosa da dirvi prima che ve ne andiate. Avrà a che fare con questa stella o con quello che ha detto Albega? Ehi, Shindo. Boh, dimmi. Che c'è, Ibuki? Voglio andarmene da qui, ho preso una corda e ora scendo giù per la scogliera. Ma sei pazzo? Cosa? Come fa a scendere? Non ho assolutamente intenzione di restare qui ad ascoltare quel vecchio. Se tu rimani, allora rimango anch'io. Beh, ovvio, no? Eccolo! Bene, bene, vediamo cosa da dirci e poi concludiamo l'episodio. Purtroppo in questo episodio non ce la faccio a fare la partita. Pensavo comunque sia che sarebbero stati più veloci questi ultimi episodi.
E invece no, sono molto più lunghi. Ma va bene perché il gioco è molto corto, ragazzi, rispetto a Chrono Stones. Allora siete venuti? Certo di venire, noi veniamo, no? Allora vi farò sentire il vento. Parla con me quando siete pronti. Parlate con me quando siete pronti. Che significa farci sentire il vento? Una specie di allenamento? O vuole farci volare? Mo' sono intrigato però. Voglio vedere. Siete pronti? Insomma. Ma cominciamo. Beh. Vogliono. Cosa? Che sta succedendo? Boh, ragazzi, secondo me non promette nulla di buono. Non può essere, vogliono buttarci di sotto. Lascia che ti mostri. Lascia che ti mostri come trattiamo le zanzare, gli insetti. Non ho capito quel termine. Chissà che fine avranno fatto. Non lo so. Perché ancora non tornano? È già tempo di partire. Tem, la partita sta per iniziare. Intanto dirigiamoci allo stadio. Va bene. Anche se abbiamo due giocatori in meno, insomma, non è che fa grande differenza alla fine. Abbiamo sempre JP che fa da portiere. Bene, allora direi intanto di incamminarci verso lo stadio e nel prossimo fare la partita. Intanto vediamo lo stadio, comunque sia, se è sempre lo stesso, seppure cambia per questa partita. Ok, qui vediamo un altro punto della civiltà. Ma forse non è che il pianeta si è ridotto in queste condizioni proprio perché hanno esagerato con l'estrazione dei minerali? Sarà per questo? Vabbè, la scena è sempre quella. Diverso. Ah, in terra proprio terra. Terra dura. Roccia? Mo. Bene, si va. Bene, Cuci, allora l'episodio termina qui. Nel prossimo partita e vedremo anche quello che è successo a Ibuki e a Riccardo. Chissà. Se non sono davvero morti, potrebbe succedere di tutto, non si sa mai. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Inazuma Eleven Go Galaxy e spero che vi sia piaciuto. In descrizione ovviamente trovate il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!